l'intenzione è stata una seconda, quindi sarei tu ad essere arrivata a seconda. Sono arrivata a seconda, sì. Ma più volte, tante cose, ma insomma, sinceramente mi mancava. Grazie, Lodo, per avermi ceduto questo posto. E come mi pongo? Bene, sono tantissimi anni che faccio questo mestiere e quindi farò in modo che tutto funzioni e cercherò di stare dietro a questo scarmanato, scapigliato, biondo, boccoloso che non sa cosa sta facendo, tenerlo a bada e magari farmi raccontare da lui. Non sono mica una badante, io non ho chiamato per questo. No, purtroppo io sono un bambino però. Ah, tata, meglio. Una tata, bello tata. Attenzione alle prove. No, mi piace questa cosa. Mi deve essere mancata nell'infanzia questa cosa. Ti ho visto nell'occhio un attimo di... Tata. No, cioè posso parlare veramente per essere di contatta mi si spezza la voce, capisci? Io a me il cuore, quindi cerchiamo di rendere il cuore. E magari proverò a farmi raccontare a questo ragazzo chi sono tutti quei suoi numerosi amici che sono stati invitati al concerto quest'anno e come mai si sente così a casa a suonare e chiacchierare e presentare in mezzo a presentare, chissà se ce la farà. In mezzo ad amici da così tanto tempo, che da così poco tempo tra l'altro sono nella cosiddetta scena della musica italiana. E niente, penso andrà bene, perché ho molta esperienza e farò in modo che tutto vada bene. Tu stai parlando di quell'opo però. No, come amo. Non posso garantire, non hai sbagliato. Come sempre. No, io in realtà questa è una scherzone, che ci ripongo come... l'unico modo per il quale, cioè, che conosco, che è il mio, innanzitutto insomma, mi sembrava carino dire che tutti noi siamo, insomma, abbiamo ragionato su come affrontare il primo maggio, anche in quanto sicuramente privilegiati rispetto alle storie che abbiamo conosciuto e che racconteremo, no? Lo siamo, prima di farlo scrivere a voi ce lo diciamo, così evitiamo già il primo problema. E devo dire che Bonelli forse ci è venuto dietro perché abbiamo deciso tutti insieme di metterci, diciamo, di fronte a una borsa di studio, ecco, qualcosa di innovativo per quanto ci riguarda rispetto al primo maggio, di non prendere complessi ma di cercare di far partire un progetto, farne ripartire uno, magari investire sulla sicurezza, perché no, e sulla prevenzione, magari nelle scuole c'è sempre bisogno di qualcuno che si mette la mano in tasca ed è bene cominciare, come dire, a dare sempre il buon esempio. Detto questo, accettando, diciamo, la questione ideologica, poi il palco sarà una festa, sarà qualcosa da condividere con più gente possibile, di solito ce n'è tantissima, non vedo che quest'anno perché ce l'ho non dovrebbe arrivare, no. Mi hanno chiamato tutti, hanno fatto cimini, stanno arrivando. Da dove? Da Siena, da Siena. Sì, da molti da Siena. Sono molti. San da Giovanni Siena. Avrà una San Giovanni, zona Siena. Sì, anche San Giovanni Rotondo. Che va sempre bene. Sì, no, loro la causa la sentono molto. Hanno anche delle soluzioni. Sì, sì, hanno delle soluzioni, basta avere fede. Esatto. E poi vengono anche molti dalla Puglia, da Salerno. Davvero, fantastico. Per quanto riguarda il Palmarola, Montemario, Torre Vecchia, Trionfale, interessa su Roma. Con un taxi, una metro ci si arriva, insomma, traffico permettendo. Siamo carichi, non ci conoscevamo, ci siamo visti per la prima volta. Già. Andrà bene, vedrai. Grazie tanto. No, figurati, lo dico così per dire, mi intercalare. So che ci sarà Radio 2, ci sono un sacco di belle donne che seguiranno tutto, talmente brave che dovrebbero anche, come dire, condividere il palco con noi, magari succederà perché possiamo al meglio. Basta, non abbiamo molto altro da dire, potremmo rovinare tutto, quindi grazie. Grazie a voi.